Ti vomito l'anima. Siete comunque tantissimi, nessuno di voi è andato a letto, cretini, dovete andare a letto. Non posso dormire perché tipo se mi sdraio adesso vomito tutto. E, sì, sono di nuovo qui, allora ho detto vabbè, andiamo dai miei bambini così parliamo un po'. Guardate tipo che occhi che ho. Non sono, mi sono levata tutto il trucco e sono viola questi occhi, cioè. Da piangere, tutte le mie lenticchie, perché sapete quando arriva l'estate non mi trucco più. E dove dai, mi fanno compagnia un pochino con loro, così parlo, gli racconto come state piccoli. Allora, sai che troviamo una posizione decente. Così no, così sì. Ho fatto sparire i commenti. Ok, ora sono tornati. Stavo per andare a nanna, ma infatti adesso va a nanna, dormiamo tutti insieme. Se mi addormento qui, vi immaginate che tipo apro Instagram, cioè nel senso domani mattina mi alzo per la live, ma sti cavoli. Con o senza trucco sei buona lo stesso, grazie amore mio. Tra l'altro non ho la base di denti, vabbè tanto non c'è Sasha quindi non rompe le palle. Ti ma adesso compare, lavarti i denti, no perché a cena quindi non mi può dire niente. Oggi ero da Sasha, un sacco di gente è andata da Sasha, sono molto contenta che l'abbiate visti. Riposati capra, sì, hai ragione, Manu si addormentava in live, sì, vi ricordate? Ah, ciuf ciuf, ah, avvicinate la mano allo schermo, ciuf ciuf. Dio, che ridere, mamma mia. Comunque volevo dirvi che ho mangiato il prosciutto e non l'ho ancora vomitato. Quanto sono forte. No, no, ho vomitato il prosciutto. Ah, ah, ah. No, perché dopo un'ora si spegne la live, credo. Ma in realtà a voi si spegne. Quando l'ho fatto io l'altra volta lunghissima non mi si è mai spenta, quindi non lo so. Con il trucco sei sempre bella di Faenza. Grazie Alex, di Faenza, Una città così. Grazie Alex, ti voglio bene. Vabbè, le canotte multicolor non ci sono sul sito, però ci sono le magliette. Prendete quelle. Ah. Ma il mai una gioia tour? Quando le date ve le dirò, bestiacce. Che poi in realtà non siamo sempre le stesse persone. Oggi mi sono sposata con una coppia di fidanzati, cioè un maschio e una femmina, e siamo donati gli anelli. Ciuf ciuf, poi la voce da scemo. Vabbè, ma qua non ci manca un sacco. Adesso finalmente sta finendo l'album. Meno male. È un sacco che lavora dietro sto album. Noi gli vogliamo bene, ci manca un sacco. Un sacco, mano. Sabrina, lavati i denti, anche se non li ho lavati nemmeno io. Ma come? Allora vai a lavarli tu. Live di fitness, amore, adesso sapete che sono in ballo col trasloco, nell'altra casa non ho ancora internet, cioè nella casa mia, quella che avete sempre visto, non ci sono più i mobili, non c'è più niente, neanche il computer, tipo il computer è in bagno, per farvi capire, non so se avete visto la foto l'altro giorno che tipo edito sul bidet perché non ho più il tavolo, e invece nell'altra casa non c'è ancora internet, quindi ACAP, ACAP, oggi è hashtag ACAP con la P perché è ul. Kebab ar profumati, no raga, io da ieri voglio cambiare, non è più il kebab ar buoni, raga, perché ieri ho preso da mangiare al kebab ar, mi ha fatto star male, basta. Ho freddo, ah, metti sotto le coperte, cucciola. La cosa più importante in questo momento è il tuo occhio più chiuso dell'altro, hai ragione, sono stanchissima, non so se si nota, però almeno ci facciamo compagnia un pochino. Miglio è il soprannome d'amico di mio fratello. Non voglio nessun Miglio io. O il kebab par buoni. Sai che al tuo evento di Firenze ho preso la febbre? Ho sentito che un po' di voi erano belle calde. Oggi nessuno ad Ascoli. Che poi in realtà, raga, ve lo dico. Ho detto ci sarà pochissima gente ad Ascoli. Vabbè, diciamo la verità che io ho sbagliato a comunicare l'orario. Ho detto alle 17, invece era alle 16. Però, quando poi il fotografo. Io ho detto al fotografo di fare le foto, di farne una a testa, non due, perché a volte diventiamo matti. Quindi ho detto, però aspetta che siamo in posa, facciamo una foto. Se fate conto che tutte, praticamente a parte una, boh, trentina di persone, il resto ha fatto le foto in coppia o addirittura in tre, se le foto erano tipo 450, vuol dire che alla fine eravate quasi 1000, perché 450 moltiplica per 2, più alcuni che eravate 3, mi sa che alla fine 900, 1000,
sono stati, solo che essendo facendo le foto a due è stato un po' più veloci. Io invece pensavo che ad Ascoli ci fosse pochissima gente, perché in questi giorni quando vi mettevo le tappe ad Ascoli c'era pochissima gente che veniva. Invece siete venuti in tanti. Siete stupendi. Mi stai sudando i piedi, mi ha dato sempre freddo. Come va il trasloco? È molto pesante, vi dico la verità, è molto molto pesante. Hai visto che forte sono in matematica? Non come te, capra. Ma Saka? Saka non c'è, mio amore. È a casa. Cioè, adesso fuori a cena. Avevo capito 900.000, mi è venuto un infartino, no? 900 persone. È il primo firmacopie. Forse Roma, se è stati sempre 900, tutti gli altri sopra i 1.000. Domani sono a Bari. Qualcuno di voi che c'è, tipo tra queste 3.150 persone, viene però un anello da donna, più o meno lo infilo in tutte le dita. Più o meno a fine maggio vi sarete già trasferiti? Raga, ma tra un paio di giorni già dormiamo là, quindi già tra 2 giorni. Diciamo che magari alcuni mobili, come per esempio, un attimo, devo capire se ho urlato o il vomito. Alcuni mobili arrivano tipo il 14, una roba del genere, però per il resto dormiamo là già tra un paio di giorni. Ma Carugate è un firmacopie? No, è un centro commerciale. Ti ricordi quando in stazione ancora ero venuto il vigile? Certo che mi ricordo. Che haka, domani a Bari. Sì, voglio sapere se qualcuno di voi viene. Mia madre va dopo domani a Bari, amore, io ci vado domani. Il nostro amico cagnolino, cosa vuoi a casa col suo papà? Mamma mia, è a casa col suo papino e i suoi amici gattoni. Io vengo a Bari, certo, no, Vale, tu non puoi essere a Roma. Non vedrò di vedere la nuova casa. Avete visto che bella? La mia camera è rosa. Anche quella dei gatti. Quella dei gatti è metà rosa e metà bianca. E la mia è tutta rosa, è stupenda, è stupendissima, bellissima. Mamma mia, che stanchezza. Sempre per venire live stavo leggendo il tuo libro. Brava Nicole, così si fa. Si vede proprio dagli occhi che sono cotta, tipo mi viene da piangere. Tanto perché c'è un bracciale verde, non l'avevo mai visto, me l'avete attaccato oggi probabilmente. Dormi? Sì, tra poco dormo, adesso chiacchierò un po' un pochino con voi. Raccontatemi tipo la favola della buonanotte. Quando sei a Carugate? A Carugate sono il 30 giugno. Raga, non riesco a leggerti i commenti perché sono veramente stanca, stanca, stanca. Ne vedo tipo qualcuno a caso. Ah già, stavo dicendo che YouTube è cambiato ma non è più continuato il discorso. Praticamente, raga, YouTube adesso ha messo una specie di regola che riconosce in automatico le parolacce, anche per esempio cazzo, e quindi mette i video con le parolacce vietate ai minori di 18 anni. Quindi molti dei vostri genitori saranno contentissimi perché adesso tutti gli YouTubers devono praticamente levare tutte le parolacce, perché altrimenti diciamo gli o smonetizzano i video oppure gliele mettono vietato ai minori. Quindi sono contenta da una parte, perché a volte vedo alcuni video che, ma anche alcuni miei video che io ho rivisto non mi sono piaciuta, nel senso c'erano troppe parolacce che non mi piacciono. Nina nana nina oh, questa sabbia chi la do? Non sbadigliare, che fai sbadigliare anche a me. Sarà domani, mi abbracci, se vieni a Bari? Sì, amore, certo. Entra lavorando che non si possono più dire le parolacce, perché anche una parolaccia banale come cazzo, che diciamo tante persone lo dicono, verrà vista come contenuto vietato ai minori. Trovo sia una figata questa cosa. Vabbè, bestiali. Io avvicino le mani allo schermo che Sabrina parte, sta per partire. Va bene, dai, siamo. Facciamo il mando della situazione, raga, prima di andare a letto. Dai, facciamo il mando della situazione. Aspetta che trovo la posizione. Siete pronte? Avvicinate la mano allo schermo. Oh, ciuff, ciuff. Fate gli screen. Ciuffi, ciuffi. Anzi, ma non facciamo così. Ciuffi, ciuffi. E le muovevo a stile. Oh, ciuffi, ciuffi. Ciao, Marini, dai. Io adesso penso di andare a nanna, perché sono veramente, veramente, veramente stanca.
Mando la buonanotte a tutti voi, dai miei occhi potete capire che a livello di stanchezza, ecco, non mi veniva la parola stanchezza, vi mando un bacio e ci vediamo domani con il prossimo video. Domani c'è un video divertente, devo ricordarmi solo di farlo uscire. Ciao amori, fate i bravi piccoli, buona vlog, grazie.